Sei per gentilissimi, buonasera. Scusa, prego. Salve! Sei per gentilissimi, buonasera. Oh, dite buonasera, dite buonasera. 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 Sei per gentilissimi, buonasera. Questa sera vi parleremo della AT. Versione classic da Sanremo a Sestriere. Abbiamo partecipato tutti e tre. Gaia qui presente col team Interphone Crew e io e Ale con due bellissime Triumph Scrambler 1200XE con il team Enduristan, che salutiamo. Che salutiamo, ciao Enduristan. Salutiamo anche Interphone. Ciao Interphone. Ciao Interphone. E siamo tornati. Ho un déjà vu dell'anno scorso. Saluterei anche Yamaha perché... Che c'è da Yamaha? Io partecipavo alla T7. Ma la Yamaha non te la frega. Cioè, questa idea è venuta come al solito a Marco, perché lui è quello che ha queste idee così folli, no? Di farci partecipare a noi a questi eventi. E noi abbiamo detto subito di sì. Di sì, perché 24 ore in fuoristrada. Anche perché io la sognavo già da un bel po'. Senza dormire. Marco, quando eravamo all'AT, ha detto che per lui è sempre stato un sogno andare all'AT. Sì. Come, vabbè, perché per come è impostata è una sfida anche contro te stesso. Pensare di fare 24 ore in fuoristrada senza dormire, all'avventura, senza sapere quello che ti può capitare e senza sapere se alla fine poi arrivi in fondo. E infatti, come dicono quelli dell'evento, è un trionfo già arrivare alla fine. E lo è davvero. E lo è stato davvero. Posso dirti tutte le mie esperienze, qualcosa ho fatto, insomma, è veramente pesante. Sì. Bellissima. Ma veramente pesante. Allora, signore e signori, piove. I sing in the rain. Impegnativa e attira comunque sempre più motociclisti, perché anche quest'anno erano circa 450-500 iscritti da tutta Europa praticamente, divisi in varie categorie, perché appunto c'è l'Extreme, che è quella che parte il venerdì notte, quindi fa 900 km di fuoristrada, che è quella più impegnativa di tutti, e la versione più semplice, che è la Vintage. Tra l'altro c'era quest'anno la Vintage, molto carina la Vintage, che davvero, era con le moto new entry, sì, dell'evento, bello. E la Discovery, che sono quelle più semplici senza la notturna. Iniziamo da parlare di come siamo arrivati. Buongiorno a tutti, sono le 6:10 e infatti il Frasca è già in ritardo per partire per la AT. Tanti auguri, Grazie. Vedete, ad Alessandro diamo gli interfoni e lui li usa così. Dovete sapere che andare in moto con Ale significa fermarsi ogni 3x2. Cioè, il bello del viaggio non è guidare, è fare la pausa. Siamo qua con Andrea, quando ci sono le Triumph. Sì. E c'è anche una Fratelli, però. La sua, devi dargli l'adesivo. L'adesivo ce l'ho, nella borsa. Andiamo a prendere il caffè, Ale, se no perdi cosa hai mai. Sì, lui rispetta noi, non fa il delinquente in mezzo alle macchine. Tu, Gaia, sei partita col team Interphone, che era composto da diverse persone. C'era Lollo, grande Lollo. Lollo on the road, con la sua Africa. Banana con il GS giallo, GSF 800, che si è rotto. Ma questo lo diremo dopo. Ho fatto uno spoiler. Padrone di casa. Alex di Musi. Se mangi questo vai più veloce. Cos'è? Una cappella di fungo buono. Alex, mamma mia, l'uomo dai denti e dai capelli più belli d'Italia. No, capelli, Alex. No. Con una moto però, veramente. Belle capite, dobbiamo portarci tappi anche noi domani. Ma è una bella sleppa. Poi c'era Giada, un'altra donna. Bellissima Giada, bellissima. Sasà, ovviamente. Sì. Tutte e due con delle bellissime Himalayan Royal Enfield. Michele di Motorbike Advento. Michele di Motorbiker Advent. Beh, comunque c'erano anche altri amici esterni come Paolo Salini, Camo Adventure, c'era anche Zazza con il team Morini. Ma c'erano anche i nostri amici di Moto.it. C'era Perfetto, c'era... Ho conosciuto Perfetto, Bong. Perfettissimo. Perfetti come il Perfetto. Perfetti. E quindi noi siamo partiti, diciamo, intorno alle 10:30, se non ricordo male. C'è il team Evolution, 6%. È un gruppo che va in moto per statuto tutto l'anno. Un metro di neve, loro vanno ugualmente, quindi insomma è una scelta molto così, molto estrema dell'utilizzo della moto, e questo è un piacere che siete appassionati. Ragazzi giovani, siamo contenti, tanti giovani, tanti di età. Fermate,
sappiamo di storia di Pigna, che è sempre molto affascinante, perché il paesino di Pigna è molto bello. Si arriva in questo vicoletto molto stretto e il ristoro viene fatto sotto la galleria. Entri in un borgo medievale. Sì, praticamente un borgo medievale, molto bello. Io ho già divorato tutto. Vieni. Questo è il tipico Brigisel. Ok. È un dolcetto di zanzara. Ma il caffè te l'hanno fatto? Si sta proprio tutti accalcati, sì, perché è molto piccolo, e lì c'è il primo ristoro dove comunque si inizia già a fare il pranzo, quindi ci si inizia a rifocillare per benino. Da lì siamo partiti e poi è mancato poco che è iniziato a piovere, perché sì, mi sembra 2 o 3 ore dopo, dal caldo che abbiamo provato a Pigna, che comunque era abbastanza estivo, ci siamo ritrovati dove ci mettere tutto di pioggia e a stare sotto un acquazzone persistente che è durato poi fino alla sera. Vi presento il Gabibbo. Io sono il Gabibbo, ciao, sotto l'acqua. Con tanta nebbia, perché sulla via del sale, e dopo ci siamo messi l'antipioggia, quando siamo scesi giù un'altra volta sull'asfalto, è iniziato proprio il meteo che... Sì, avevi lo strapiombo, ma non lo vedevi, quindi con le vertigini... Quindi era tranquillissimo. Sì, certo, vero. Devo dire che siamo partiti anche abbastanza con un buon passo, perché infatti non siamo rimasti subito, perché il problema della ATE è che quando parti in gruppone insieme a tutti gli altri partecipanti ti ritrovi presto a essere un po' in un cul-de-sac, cioè a trovarti... Cul-de-sac è bellissimo. Volevo dire proprio che aspettavo un video per poterlo dire. Io ovviamente sono volata in terra quelle 2 o 3 volte, però... Beh, una perché hai fatto che della moto a cavalletto non vale. Quelli non valgono. Perché c'è il video, guardatelo. Che hai fatto? Ma perché mi sta appoggiando? Ehi, brava, da lato un po'. Mi pare giusto. No, la tua moto ti odia. Ho 3, 2, 1. Ma cosa sei legata? Vogliamo dire qualcosa su queste scrambe? Sintetizzando, queste meravigliose moto sono semplicemente delle bicilindriche da enduro, non enduro tecnico. C'è già qualcuno lì pronto a scrivere sotto, ma non sono moto enduro tecnico. No, da enduro tecnico, ma da enduro turistico, come tipo di turistico, di qualcuno di là, di là. C'è sempre qualcuno che dirà. Sono delle moto da fuoristrada travestite da scrambler. Giusto? Sì. Perché hanno veramente una ciclistica meravigliosa per le fuoristrada, eccezionale, affrenata spaziale, bilanciatissime. Marco faceva i salti e si meravigliava che la moto cascasse perfettamente, posteriore e anteriore, ta-ta. Sì. Vero? Incredibile. Eccezionale. È una moto che va bene anche nel trasferimento autostradale, naturalmente limitata dall'aerodinamica, che non esiste per ovvi motivi. Però il motore, ma il motore va una meraviglia, non vibra sulle pedane, non vibra sulla selle, non vibra il manubrio, non vibra niente. E anche lì col concetto delle moto anni 90, non c'è bisogno di avere 160 cavalli per andare bene in strada. Quella moto ha 90 cavalli, sono 1200, strasufficienti. Sono strasufficienti e stragodibili in qualsiasi situazione. E poi la stanchezza è arrivata dopo più o meno 8 ore che guidavamo circa. Siamo arrivati sotto la pioggia. Esatto. E siamo arrivati sotto Prato Nevoso. E c'è un ristoro che abbiamo goduto poco perché diluviava completamente. Ma veramente. Ma non l'abbiamo fatto in tempo, perché all'inizio piovigginava un po'. Non abbiamo fatto in tempo a posare le moto. Lollo mi ha guardato e mi ha detto: d'ora in poi è tutto uno sterratino facile e ora smette anche di piovere. Bravo Lollo, grazie. Io gli ho detto grazie di averla gufata così tanto. Perfetto, perché era tutt'altro. È iniziato a venire giù il mondo. Diluvio universale, vabbè. Diluvio universale, e dopo ci aspettava il primo pezzo in notturna, perché poi è venuto subito buio, che comunque richiede una prontezza di guida che a quell'ora lì non è da tutti, perché la strada inizia in un sentiero stretto con anche un pochettino di sottobosco fangoso visto il tempo, e qui Ale ha perso la targa, perché queste Triumph, per essere ancora più performanti, perdono pezzi inutili. Ma che poi in realtà non è neanche il portataga. No, io pensavo si rompesse il portataga delle scrambe, invece no, si è rotto il supporto proprio in alluminio che regge la targa, quello dove viene rivettato, no? Cioè, il supporto l'ho persa e vabbè, legato allo zaino. E per fortuna ce ne siamo accorti, perché sennò ciao la targa. E
lì poi appena si apre e si inizia a salire in quota, si esce dal bosco, c'è una curva in salita, un tornante in salita molto smosso, cui la parte interna è fatta di gradoni, quindi bisogna prenderlo largo, che se non ci si arriva con un certo abbrivio si pena fatica. E infatti povera Gaia, che era dietro di noi eravamo già arrivati sopra, di da lì era Giada, come... Giada. Anche tu sei sbagliato, cioè di tutti i nomi che potevano trovare lui, Giada e Gaia, poverina, ha messo un piede sotto la pedana, succede, e si è rotta un piede, succede a tutti. Noi eravamo su e lì c'è stata una simpatica gag dove io con Alex, con la moto di Gaia, perché era l'unica moto umana che potevamo usare in due, siamo scesi io dietro ad Alex, perché io non sarei in grado, vista la mia dimensione, di gestire la mole di Alex come passeggero, abbracciati. Cosa vorresti dire, scusa, che è grasso? No, che è enorme, lui è grosso, cioè io se me lo tengo dietro non riesco a tenerlo, lui con dietro. Siamo scesi in questa pietraia per andargli incontro a loro e fargli assistenza, e insomma, finito questo, arriviamo su a Prato Nevoso e partiamo per andare verso Boves. Boves. Verso la scena, aveva una fame. Esatto, tutti belli, già lì. Io ho ancora in mente il cartello 11 km Boves, sfinita. Dico, oh, che bello, arriviamo là. E vabbè, si rompe la moto di banana, no? Sì, mentre stavamo arrivando a Boves, a proprio 5 km dal ristoro. 11, 11 ero qui. Ancora 11 km. L'ho portata 11. Io poi dopo. Si rompe la moto di banana, vabbè, io carico banana e lo portiamo. È foto 100, un classico. Scrivete nei commenti che cosa si può rompere nel con. E se si è rotto quello, comunque portiamo lui là. Quando arriviamo, ho la notizia che la gara viene sospesa. Sì. La gara, che poi non è una gara. Consigliavano di non continuare la notte, appunto. Consigliavano caldamente, insomma, che era bloccata, dai. E io lì per la prima volta in vita mia ho avuto, lo ammetto, un sospiro di sollievo. Sì. Ti dico la verità, ero sfinito. Siamo partiti, sì, alle, siamo 4, partiti alle 4 e è stata, per me quella è stata una giornata bellissima, domenica, bellissima. Sì, perché il tempo era il sole, meraviglioso, panorami da urlo, pioggia. Andate a visitare quei posti lì che io non so neanche come si chiamano, però sono belli. Facciamo un excursus, sì. Sto fregando l'excursus. Allora, Wheel Up, che sono sempre eccezionali, gli abbiamo chiesto, guarda, andiamo con delle moto fighissime, scrambler, vintage, ci dovete vestire adeguatamente. Certo, perché giustamente chi aveva saputo che prendevano le moto, non andrete mica. Non andrete mica a vestire la roba da enduro. Quattro stagioni, che da sfigati sugli scrambler. E infatti avevamo un bellissimo jeans e poi la camicia. La camicia è fighissima. Wood, ragazzi, è stupenda. Fighissima, la camicia è fighissima. Qui che c'ho sempre dietro. Quella la porterò ancora. E quindi niente. E Gaia invece aveva Completo. Il mio completo, quattro stagioni, che... è stato stupendo, perché a parte non ho preso una goccia d'acqua, vabbè, quello grazie anche all'antipioggia, però sono partita all'inizio bella e bellina con la magliettina sotto solo e completo senza gli interni. La mattina dopo sono ripartita con gli interni invernali con i piumini sotto, perché mi faceva freddo, però faceva freddo lassù, ma anche un po' la stanchezza e l'umido, però non ho sofferto brava. Niente né caldo né freddo, e nemmeno preso una goccia d'acqua. E difatti va detto che il completo tre strati alla fine era per un evento del genere la soluzione assolutamente migliore, perché in qualsiasi condizione, dal caldo della partenza di Sanremo fino alla sera, che comunque sei in alta quota, perché si raggiunge, non so adesso quanto sia lo Jaffro, ma credo che sia 2002-2003, una roba del genere. Magari hanno fatto tutto questo, no? Dall'occhio, fai piano. Guarda dove mettere le ruote Ale. Ragazzi, io ho avuto un'ansia in quella galleria, che per forza, perché l'abbiamo detto all'ingresso, attenzione, ansia. In galleria si scivola, quel tipo di gallerie sono molto scivolose all'interno, difatti ogni poi volta poi quella dello Jaffroa, no, la buca, esatto, la buca. E l'ultimo pezzo, poi siamo arrivati a Sestriere, aspettato gli altri che erano leggermente dietro di noi, e abbiamo fatto l'arrivo tutti insieme, presentati dall'organizzazione. Alessio!
finale manca poco, uccide un fotografo. Ah vabbè, ma questo è un piccolo dettaglio. Ci erano già le 4, abbiamo avuto tempo di rifocillarsi un attimino e questi due matti qua hanno preso e si sono messi in autostrada e sono tornati a Firenze. Grande errore, perché fare ganzi in strada serve ben poco. È stato un grande errore, perché invece la cosa giusta era dormire un pochino prima di partire e ripartire tardi. Dopo 2 o 3 ore. Però ma io avrei voluto dormire, il problema è che il giorno dopo dovevo andare a lavorare. Esatto. E cosa è stato il bello? A parte la sofferenza assurda di viaggiare in autostrada, che è una cosa pallosissima, l'ho fatta sempre, ma è sempre noiosissimo sempre. A un certo punto a lei a Genova eravamo più o meno. Sì, detto, sì, Gaia, a Genova. Francamente forse è meglio che dormiamo un po'. Come l'ha appoggiato? Come ha appoggiato la testa sullo zaino? Quando è suonata la sveglia 20 minuti dopo, io mi sono alzato e ho fatto Gaia. Niente, vabbè, ho messo un'ora e abbiamo dormito un'ora in autogrill perché eravamo distrutti. Ragazzi, chiedete a Lollo di parlarvi in francese perché cioè. È sexy da paura. Comunque, veramente godo solo al pensiero di quando Marco, tu domani dovrai guardare tutta questa ora qui e fare mille tagli perché dovrai tagliare. E con estremo disappunto. Con estremo disappunto. Vi salutiamo alla prossima. No, aspetta, Gaia è assente, rifacciamolo. Gaia è sempre assente. E con estremo disappunto. Con estremo disappunto. Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo.